siamo collegati con Ruka in Finlandia, dove domani, abbiamo anticipato, scatta la Coppa del Mondo di sci di fondo e ovviamente tra le punte della Nazionale Azzurra c'è Francesco De Fabiani. Buon pomeriggio Francesco, ben ritrovato su Radio 1 Sport. Buon pomeriggio a tutti, grazie. E allora, insomma, domani si parte dopo la lunga estate con questo mini tour ormai, insomma, abituale, direi, in Finlandia. Quali sono le sensazioni, prima di tutto, di questa stagione un po' particolare per voi, perché è l'unica del quadriennio che non ha un appuntamento mondiale o olimpico? Sì, partiamo col dire che le sensazioni sono buone. Abbiamo appena terminato, arriviamo da 2 settimane di allenamento qua in Finlandia a Rovaniemi, nella quale ci siamo allenati bene. Io ho avuto un piccolo problema con la schiena, ma dovrebbe essersi risolto negli ultimi giorni, quindi diciamo che le sensazioni che ho avuto in questi giorni sono buone, ma finché non ci si mette proprio alla prova è veramente difficile dirlo, quindi chiaro. Non vedo l'ora di partire domani nella sprint e vedere se riuscirò già a qualificarmi. Allora, te sei stato quarto nel 2017 proprio in Finlandia e avrai diverse occasioni di fare classifica parziale quest'anno in una stagione che non vede altri eventi importanti e nella stagione regolare, e per te questa può essere un po' la stagione della verità in qualche modo? Sì, è una stagione, come abbiamo detto prima, particolare, perché non ci saranno appuntamenti più importanti. Comunque di gare di Coppa del Mondo ce ne saranno fin troppe, sono 40 gare ogni weekend da, diciamo, da domani fino a fine marzo, saranno impegnati con gare di Coppa del Mondo a parte 1 in cui avremo i campionati italiani, quindi sarà una stagione molto impegnativa e spero mi porti delle buone soddisfazioni e anche soprattutto delle conferme, perché mi piacerebbe partire da dove ho lasciato l'anno scorso, quindi da un'ottima stagione, per migliorare ancora. Oh, hai parlato delle 40 gare in tutti i weekend, insomma è un tema di cui si è parlato molto negli ultimi mesi, voi atleti insomma avete fatto sentire la vostra voce, si è esposto anche Federico Pellegrino in maniera piuttosto netta, però poi insomma la fissa è andata in un'altra direzione e per il futuro insomma bisognerà lavorare per rendere il calendario più sostenibile, perché quest'anno immagino voi e i vostri avversari sarete chiamati a delle scelte che non sono il massimo per lo sci di fondo e per lo spettacolo. Non sono al massimo per lo spettacolo, perché ovviamente se vuoi puntare a essere sempre al massimo livello è impensabile non riposare mai e non avere un attimo di, diciamo, di tregua per riallenarsi ed essere pronti per la gara successiva. Per fare questo ci vorrebbero almeno 2 o 3 weekend liberi nel quale hai il tempo di ricaricare, certo. E ricaricare le batterie facendo anche dei lunghi, cosa che non puoi fare ovviamente sei impegnato con i viaggi e comunque con le gare che sono imminenti, perché finendo la domenica in un posto e doversi il venerdì si ricomincia, certo. Per magari partire già venerdì c'è veramente pochissimo tempo tra una gara e l'altra, però quest'anno sarà così, bisognerà pensare bene, avere un bel programma in mente su quale gare io posso puntare di più e concentrarmi, e quello sarà sicuramente questo purtroppo ne andrà un po' dello spettacolo, perché certo. Non sempre saranno presenti i più tutti, forti, certo. Però la FIS sta andando in questa direzione e il calendario è questo, quindi noi vi dovete adeguare che si torna. Allora, al di là del tuo quarto posto nella classifica generale nel 2017, che è stato sicuramente un ottimo risultato, però l'Italia storicamente in Finlandia, Ruka, insomma, non ottiene grandi risultati, fa un po' di fatica. Nei 45 eventi di primo livello che si sono disputati proprio lì dal 2002 non è mai arrivato un successo azzurro. Secondo te, quali sono le principali problematiche che avete incontrato? Ma la cosa più difficile che si può riscontrare nelle prime gare è proprio il fatto che per nazioni come Russia e Norvegia, comunque nazioni molto forti, queste sono gare
di qualifica che ti consentono poi di continuare durante la stagione o comunque di essere presi in considerazione per fare per esempio i tour de ski o i mondiali nelle stagioni in cui ci sono. Quindi per loro è veramente importante essere al top in questo weekend. E sicuramente anche il fatto che comunque il contingente nazionale sia qua che a Rukka in Finlandia, che prossimamente a Lillehammer, in cui possono correre non solo i soliti 5 o 6 per nazione, sì, ma chiaro, hanno, insomma, magari anche il contingente allargato. Quello è sicuramente una cosa che può diciamo rendere le cose più difficili, soprattutto allunga, certo. Per esempio in una sprint in cui io solitamente mi qualifico e solitamente però la qualifica è la parte in cui fatico di più, e quindi avere 5 atleti in più nelle prime posizioni che poi ti possono dare fastidio magari per arrivare ai primi 30, che sono, certo, quelle in cui, certo, me la cavo meglio. Se rimani fuori subito dopo sei già tagliato fuori, quindi questo è uno degli aspetti importanti. E poi un'altra cosa che nelle prime gare per esempio altre nazioni sono già più pronte di noi, perché come si è visto quest'anno praticamente l'inverno per loro qua è già iniziato da più di un mese, e quindi diciamo che sono un po' più hanno già un po' più di ore di noi sugli sci. Questo è una cosa che noi cogliamo di solito andando un po' più avanti nell'aspetto. E allora Francesco De Fabiani, tu però l'anno scorso hai fatto bene nelle gare veloci, e cosa dobbiamo aspettarci dal tuo futuro? Forse un lavoro un po' più specifico su questo tipo di gare? Allora, le gare sprint sono una parte importante del calendario, perché sono esattamente la metà delle gare, quindi sono anche tanti punti. Se vuoi puntare alla classifica generale finale, come mi piacerebbe fare quest'anno, non puoi prescindere dalle gare sprint, perché veramente sono un sacco di punti, e quindi sarebbe stupido rinunciarci. L'unica cosa è che per poter arrivare ai punti devi prima qualificarti, e la qualifica per me è la parte un po' più difficile di tutta la sprint, perché è quella che ti dice se potrai andartela a giocare direttamente contro gli altri nei quarti, nella semifinale e nella finale, o se invece sei fuori e dovrai vederla in televisione. E quella è la cosa che più mi ha sempre tagliato un po' fuori dalle sprint. Quindi se quest'anno dovesse andare bene come l'anno scorso, in cui trovo delle buone sensazioni e un buon feeling in qualifica, e dovessi riuscire a qualificarmi costantemente e abbastanza agevolmente, allora potrebbe diventare comunque una fonte importante di punti, quindi un'attenzione particolare la terrò anche verso le sprint. Obiettivo della stagione però rimane, insomma, soprattutto in una stagione come questa, il Tour de Ski, magari per migliorare quel tuo nono posto che hai rifatto anche lo scorso anno? Allora, diciamo che quest'anno di Tour de Ski ce ne sono due. Ci sarà il classico Tour de Ski. Sì, inteso come il classico con la finale sul Cermis, sì, chiaramente. Sì, quello sarà il classico Tour de Ski, dove mi piacerebbe comunque ben figurare e migliorare il mio nono posto, anche perché l'anno scorso, partendo quarto alla vigilia dell'ultima tappa, mi è dispiaciuto tanto perdere quelle posizioni super la salita, che è notoriamente ostica alle mie caratteristiche. Però quest'anno quello che cercherò di fare è lavorare un po' di più su quella tappa, quindi allenarmi un po' di più su salite molto ripide, anche su piste da discesa, chiaro, nelle prossime settimane, per evitare di perdere così tanto nell'ultima tappa, perché sarebbe inutile arrivare di nuovo a ridosso del podio e poi perdere, chiaro, dover salutare l'ultima
di fare bene quasi tutto il Tour de Ski e dover poi rinunciare alla battaglia. A sognare in grande, certo. Insomma, a proposito di podio, come ultima cosa prima poi di salutarti, ringraziarti e lasciarti i tuoi impegni della vigilia, insomma, in questi anni il fondo italiano, no, ha un po' faticato. Te e Federico Pellegrino avete portato a casa risultati che hanno anche forse, diciamo, un po' nascosto, no, la difficoltà a trovare ricambi anche e soprattutto a livello giovanile. Leggevo così, insomma, nei giorni scorsi, a proposito delle notizie del mondo degli sport invernali, che il comitato Asiva, che poi è quello dove tu sei cresciuto, quello valdostano, ha firmato un contratto, un accordo con un'azienda del territorio per aiutare il movimento di base. Secondo te può essere questa la strada da seguire, visto che, insomma, gli sport invernali a livello di sponsorizzazioni comunque non hanno il movimento che magari può vantare un calcio, per dire? Quello che è successo negli ultimi anni, purtroppo, che è successo anche prima, in generale, che praticamente viene data risalto ai buoni risultati, però dietro deve esserci i ricambi, perché una volta che per esempio smette una Arianna Follis e una Marianna Longa, c'è stato un bel buco generazionale che non è ancora stato colmato dalle ragazze. Fortunatamente io e Chicco Pellegrino stiamo ottenendo dei buoni risultati e speriamo che in questi anni arrivi qualcuno a darci man forte. Qualcuno si intravede, non è una situazione proprio così grigia, bisogna come lasciargli il tempo di crescere senza troppe pressioni e poi sperare che comunque qualcuno venga ad aiutarti. E allora, insomma, nel frattempo, per fare questo bisogna partire dalle basi, dai più piccoli, e mantenere e aiutarli per crescere, perché di gente che inizia a sciare, soprattutto bambini, in Italia ce ne sono. Il problema è quando si passa dalle medie alla prima superiore, che è un momento notoriamente più difficile, in cui tanti decidono di lasciare perdere lo sci, chiaro, per dedicarsi totalmente alla scuola. Sono due cose che potrebbero andare di pari passo, almeno fino alla fine delle superiori. Poi in quel momento là avere un quadro più certo, no, chiaro. Sì. Allora, nel frattempo, insomma, in attesa di trovare i ricambi del futuro, ci affidiamo a te e al resto dei tuoi compagni di squadra per portare la bandiera azzurra sul podio, a partire già da domani dalla sprint in tecnica classica dalle 12:30 orario italiano. Grazie Francesco De Fabiani per essere stato con noi, in bocca al lupo per questa stagione, buon pomeriggio. Grazie a voi, grazie mille, speriamo in bene. Ciao.